Buongiorno, grazie a tutti per l'invito. Prima di iniziare a raccontarvi da dove nasce questo progetto di scambio di consigliere, volevo rassicurare il direttore La Commare sull'impossibilità di strumentalizzazione delle consigliere, perché da quello che vi spiegherò ora, questo percorso, cioè che porta a diventare consigliere di fiducia, è stato un percorso serio, profondo, che nasce da una visione del mondo abbastanza diversa da quella che solitamente si incontra nella gestione del lavoro, a cui oggi do un tributo, perché è veramente una donna eccezionale che ha una vista molto più lunga almeno di quella nostra, che ci occupiamo di scienza. Quindi sono la professionalità di queste quattro consigliere di fiducia è garantita dal percorso formativo che ha immaginato questa professoressa Laura Calafà, e quindi da qui questo è il titolo della mia presentazione, cioè da questa, la sinergia tra l'ENGV e ISPRA nasce da quello che lei stessa ha chiamato una contaminazione. Quindi lei è un professore associato di diritto del lavoro, quindi una giurista che non direttamente avrebbe a che fare con il benessere lavorativo e con le parità, il diritto al diritto delle donne, è iniziato così e poi si è esteso a tutti i lavoratori, perché lei già nel 93, quando si laurea nell'Università di Ferrara, non so se è la stessa del direttore, dall'accento quasi potrebbe essere, l'Università di Ferrara? Sì, la conosce. Lei con la sua tesi ha iniziato a parlare di pari opportunità e azioni positive. Con il tempo ha applicato questa legge, questo decreto legislativo, che è la legge che tutti noi conosciamo sui rischi che il datore di lavoro deve tenere in considerazione, ampliandolo in questa visione illuminata dai rischi chimici, fisici, acustici, che sono i più facili da misurare, ampliandolo a quello più difficile invece, cioè quello legato alla convivenza. Noi siamo animali sociali, viviamo spesso in comunità molto strette, e come tutti gli animali abbiamo un problema di dinamiche, di convivenza, regolate da regole. E questo appunto questo è un aspetto, quindi dobbiamo tutti rispettare le regole, ma dobbiamo tutti sentirci soddisfatti e fare un lavoro che ci porti a dare il meglio. In più, nella difficoltà nel pubblico impiego, cioè nelle pubbliche amministrazioni, è che molto spesso, forse più che nelle aziende private, esistono problemi strutturali, cioè il sottodimensionamento, cioè non sempre la persona che è allocata in un certo ambito riesce a fare il lavoro per cui ha studiato o per cui si sente portata. E questo complica ancora di più le cose, quindi oltre ad essere animali che dobbiamo convivere e non necessariamente riusciamo ad andare d'accordo col vicino di scrivania o di stanza, in più c'è l'aspetto della propria prospettiva, del sentirsi realizzato. Quindi questa è la cosa più difficile, questo rischio sul luogo di lavoro legato alla convivenza è il più difficilmente misurabile ed è quello che ha bisogno di più attenzione nella sua realizzazione. E da qui nasce il CUC, prima era CPO, quindi Comitato Pari Opportunità e Comitato Antimobbing. Da quello che ricordo io personalmente, i comitati antimobbing non hanno fatto quasi nulla, non so, forse erano soltanto con nomine sindacali. No. Io ho fatto parte del CPO dell'ENGV prima che diventasse CUG, quindi nel 2009-2010, ma del comitato antimobbing da noi non si sentiva né parlare, né, non so neanche chi ne facesse parte. Comitato paritetico, giusto, era il comitato paritetico, ma credo che neanche le mie colleghe sanno, ricordano chi faceva parte di questo comitato, c'era piuttosto assente. Fortunatamente con l'istituzione dei comitati unici di garanzia si uniscono le forze, quindi le pari opportunità convergono insieme
a questo comitato paritetico in comitato unico di garanzia, a garanzia del benessere e, delle pari opportunità. E questo devo dire che è stato un atto vincente della legge che l'ha istituito. Forse mi permetto di dire che l'energia che abbiamo, non a caso siamo tutte donne, l'energia che abbiamo messo al femminile in questa nuova prospettiva ha funzionato, quindi siamo riuscite a fare quello che i vecchi comitati non avevano neanche immaginato. Quindi il CUG con questa funzione, nella funzione propositiva, deve segnalare una necessità di risoluzione di un disagio, e nella funzione propositiva cerca di finalizzarlo, cioè di mettere in atto questa migliore gestione del lavoro. Il benessere organizzativo è complicatissimo, è una macchina a ingranaggi che si incastra, ed è la cosa più complicata, è che si incastra con noi esseri umani, quindi con i nostri difetti e i nostri pregi, quindi ci vuole una grande sensibilità da parte delle consigliere di fiducia, oltre alla professionalità, perché la capacità di ascoltare e capire dov'è il nodo della questione è fondamentale. Da dove nasce tutto questo? Laura Calafà nel 2014 chiama me ed altre persone che frequentavano, o presidenti di CUG che frequentavano riunioni, corsi o incontri, e propone questo progetto Exchange, cioè che nasce proprio dall'idea di formare un gruppo di consigliere di fiducia negli enti pubblici per poi scambiarle, perché uno dei requisiti che deve avere la consigliera di fiducia è di non essere interna, perché deve essere una persona super partes, esterna al problema, deve avere l'occhio esterno e lucido di chi non è coinvolto per capire dov'è il nodo della questione e tentare di dirimerlo. Quindi l'idea è di creare un albo nazionale delle consigliere di fiducia, in modo che gli enti pubblici a costo zero, questi erano i tempi della spending review, quindi non c'erano soldi da spendere neanche per le consigliere, e creare questo albo nazionale e quindi creare un team di consigliere che lavorassero insieme in modo che fosse a costo zero, ma comunque esterna al proprio ente. Quindi propone questo progetto all'Università di Verona, perché lei in questo momento insegna lì. Il progetto viene approvato, parte il bando e fortunatamente le quattro consigliere che vedete oggi sedute qui vincono questo bando per partecipare al corso di formazione professionale e inizia questa avventura. Quindi si formano, un corso durato quanti mesi? Un anno e mezzo, a conclusione del quale si è svolto un tirocinio, ognuna di loro ha dovuto inserire nella tesi che hanno discusso poi a fine corso un tirocinio in un ente, e Paola e Maria Luisa sono state tirocinanti presso di noi, mentre Agata e Valeria sono state ospiti dell'INFN a Napoli. E a conclusione di questo tirocinio c'è stato un esame e sono state promosse tutte e quattro con voti brillantemente, e da qui quindi è nata questa avventura. Devo dare merito a loro stesse di aver proposto questo exchange locale, diciamo Roma Sud, perché la fase 2 di questo progetto Exchange prevedeva la costituzione dell'albo insieme all'INAIL, perché ci doveva essere la normativa associata, la sicurezza in missione, insomma era una cosa abbastanza complicata. Per motivi di impegno lavorativo di tutte, della dottoressa Calafà e dell'INAIL, non siamo ancora arrivati, speriamo che ci si arriva, e quindi le quattro consigliere hanno detto: perché non proviamo a scambiarci tra di noi, siamo vicini, siamo due enti di ricerca, ci assomigliamo molto nei contratti di lavoro, proviamo. Quindi do merito a loro di questa idea, e devo dire che è stato un esperimento riuscito pienamente, perché sono state le vostre due consigliere, quindi le ISPRA, sono state accolte molto benevolmente da noi. Noi venivamo già da un'esperienza, quindi avevamo avuto la consigliera di fiducia che era, a dire il vero, nata quando eravamo ancora CPO, quindi era più mirata alle molestie sul lavoro, quindi avevamo esperienza in realtà era nata come motivata dalle molestie, ma poi si è esteso immediatamente perché ce n'è necessità, appunto siamo animali molto complessi, quindi abbiamo bisogno di qualcuno che
tenga le redini dei diverbi, che a volte sono semplicemente diverbi e sono molto facilmente risolvibili. Quindi dal nostro punto di vista c'è la massima soddisfazione, hanno ricevuto, anch'io non so molto delle statistiche, però so che hanno lavorato, anche che molto spesso nel nostro caso si rivolgono a me prima di passare per loro, chiedendo, forse perché sono esterne, non le conoscono, però poi appena passo la parola o il testimone alle due consigliere, io non sento più nulla, quindi è segno che chi si è rivolto a loro è rimasto soddisfatto e è riuscito ad avere aiuto nella risoluzione dei problemi, cosa che ha detto la stessa il nostro direttore generale. Quindi di nuovo, neutralità e mediazione sono i due requisiti che devono avere. Io sono molto soddisfatta e mi auguro, chiedevo giusto poco fa a Maria Concetta come proseguiamo, ma mi ricordava che nella convenzione c'è un tacito rinnovo, quindi possiamo continuare, se le nostre consigliere ce lo regalano il loro tempo, possiamo continuare con questo progetto vincente. Con questo lascio la parola a loro e grazie a tutti.